Dai ragazzi, guarda che io sacca di con un nuovo video. Yo! Fuck the Freddy. Ragazzi. 1, 2, 3, 4, get a booty 5. I like my bitches real. Hashtag senza tanto. Partiamo subito con la prima domanda, ce la fa Victor Crivoscea e dice. Ci fa due fuck, non so perché uno è scritta con la C e l'altro con la Q, però vabbè. Come è nato questo canale YouTube? L'ho creato io. Praticamente hai presente che se tu scrivi YouTube puoi creare una mail. Puoi creare una mail. Poi da YouTube, se fai l'accesso con la mail, in teoria è già fatto. Poi che chiamo Freddy? Allora, è stato così, eravamo a scuola un giorno, stavamo parlando del mio personale canale, stavamo parlando di un video specifico del mio canale. Stavamo parlando del party timing che feci, Le feci quello 2. Sul canale vecchio. Allora a un certo punto stavamo così dicendo va bla bla. Allora in questo punto ha detto perché non apriamo un canale. E abbiamo detto ok, eravamo partiti. Renzo chiamavamo io, Manu, Freddy Romano, e Ronda. No, Ferra dopo. No, c'era anche Ferra. E poi non c'era il primo video perché si è rotto il mio. Esatto. Poi cosa che chiede? Idee? Aspetta, a me non mi puoi dire. Sto dicendo che. Ah, è ispirazione, vabbè, no. Allora, io mi ricordo che eravamo un giorno a scuola. Ma stai scherzando, ma. Ma di chiedere quello che succede? A settembre, sì, a settembre. Quel che mi ricordo io ero a settembre, sì. Mi ha creato il 26 settembre il canale. Allora, eravamo. Era finita l'ora, stavamo per uscire dalla scuola, eravamo lì in cerchio. Sì, dicendo dove sono da in cerchio. Giocavamo a giro giro. Cioè, è venuta in mente questa idea. Ispirazione sul canale. Sì, ispirazione. Abbiamo un canale piccolo e abbiamo detto uniamo le forze. Io invece mi ricordo che eravamo a Las Vegas. Stavamo giocando con delle tipe e. La seconda fact di Victor è: quali sono i vostri youtuber preferiti, quelli che vi danno esempio e da quali prendete spunto? Poi dopo PS che ne dite di fare una serie su COD, mi piacerebbe molto vedere voi che sfidate sclerate. Quali sono i vostri youtuber preferiti, quelli che ci danno esempio? Parte Freddy. Victor Crivoscea vuole vedere. Parte con YouTube. Ma lui non può perché non ha la Play 4. No, cioè tu che parte con youtuber preferiti. Youtuber preferiti. Lui non può partire. I youtuber preferiti sono Just Von, perché edita molto bene i video a mio parere. Anche lui edita. Sono un video. E poi boh, mi piace molto il modo di gameplay, poi mi fa ridere quello che è censurato. Luke, guarda. non l'ho mai seguito, non l'ho mai iscritto. Mai iscritto, lui che lo segue. No, nessuno, solo questo. E i pazzi. Io ho i Granas, Ron e. Io ho i Granas. A me stanno molto simpatici Dread e Frax. Sta molto simpatici e anche se ultimamente guardo anche Stephanie, che mi piace il suo genere di video. Ma che cazzo dici? Poi c'è, vabbè, la serie su COD, Victor, appena prenderemo il PWR, questo dannato PWR lo faremo. Sì, poi soprattutto ma quando questo plebeo viene da Play 4. Plebeo, a dicembre. Il rullo di tamburi. Rullo di bomboni. Dub, che sarebbe Daz, ci chiede. Aspetta, che scrivo di nome. Fax Seria, che progetti avete per il futuro? Dice che va a fare il barbone a Formigine e non vale. Perché a Formigine? Che progetti, cioè, sicuramente che progetti abbiamo con Formigine. Ah, io perché a Formigine, no, capito. Vabbè, vai. Ok, Vince lo chiacchiamo, perché è inutile adesso, non c'è il PC nella Play. E c'è che non ce l'hai, che sei rotto. Ho la Play presenza, vecchia. Ho la presenza. Aggiungeremo Fiorelli, che voi lo sapete più. Forse vince per risanare la perdita. Ma che cosa dici? Che cosa dici? La serie su quello Beauty. Alla Max Corsa, vabbè. No, dico. Rip testa Freddy. Poi il progetto di acquistare un PVR, realizzo che già è con qualsiasi cosa. Allora, io penso diversamente. Allora, una bella di PDR sarebbe Autoprendere. Poi pensavo io per i 100. Così speciale e vabbè che cane Freddy lo dico sempre che lo faccio, no? È un po' come la dieta, no? All'inizio di domani, non inizi mai. No, io come gruppo dipende dal tempo che avremo. il tuo club di figli. Praticamente c'è la mia TV con scritto il nome della rosa che si chiama e soprattutto Balotelli rotto. Gli inzuppati, però vabbè.
Stavo dicendo che secondo me possiamo ambire a qualcosa, non dico di grandissimo, però a fare qualcosa di importante, anche di far arrivare a 1000 iscritti. Non sarebbe... presidente. Esatto, non sarebbe male. E niente, questi sono i nostri progetti. Poi c'è un'altra fac, e perché sono ancora in bronzo? Dato che perché ancora in bronzo? Perché praticamente non giochi neanche con noi. A League of Legends. Perché sì, infatti. Perché io sono salito a caso giocando qualsiasi ruolo. Perché giocavo tanto all'epoca 5 settimane fa, e da un po' che non gioco perché mi sono rotto il cazzo, gioco sulla vita. Però poi in bronzo perché deve migliorare le... Ma lo senti? Proprio questo su un diamond. Il tile? È brutto che non c'è. No, cioè, da dire. Ho giocato a Pokémon, sì, non c'è tile. Per me sei in bronzo perché c'ero anch'io in bronzo, però ora devi salire. Ma sì, infatti poi si sale, ma cazzo. E poi dice PS, però un Woody Serac non sai di tale. Poi c'è Woody's Rutsu. Che offendi lui, secondo me è lui, io la sparo. E perché non cliccate Feldi? Bella che game spaccato. Chi è questo? Always in my head. Woody's Rutsu. Ah, secondo me è uno dei tre. Mi piace, ho detto se mi piace, dicendo cazzo. Vabbè, non clicchiamo Feldi semplicemente perché vogliamo cliccare Feldi e vince. Ok. Poi, l'ultima domanda di oggi. C'è Reac che chiede, vabbè, un modo alternativo di scrivere il fuck per Woody's e Manu. E Woody's cosa provi per Manu e Manu cosa provi perché per Woody's? Perché? Vedete, Aria ha detto che giocavamo bene e Manu non c'era. Ci ha creduto. Allora, Woody's l'anno scorso mi stava... Cosa? Proprio qua. Veramente? L'anno scorso non lo sopportavo e poi quest'anno ci siamo conosciuti meglio, siamo diventati grandi amici. Perché non era un bravo sociale, parlavo da solo. Non era un bravo sociale, perché non era un buon moto nuotatore, voglio andare. Eravamo giusto, era simpatico. Avete presente come i bambini che si mettono all'angolino al muro e iniziano a parlare? Come avevi i capelli lunghi, solo per quello. Come faccio avere? E niente, poi... Ragazzi, sapete che casa, secondo te? E niente, poi siamo diventati grandi amici, ci troviamo spesso anche ai pomeriggi. Provo un bravo YouTube insieme, se vuoi saperlo... Mi sei stato simpatico fino al primo momento, per davvero, ti ricordi la lezione di disegno che abbiamo parlato di cose? Sì, come un bel che ci diceva disegnare? No! E facciamo David. E vabbè. No, vabbè, ma fine è la stessa cosa. Ma mi sta. No, non mi sta sul cazzo. Cioè, che alla fine l'anno scorso parlavo con uno, con massimo con due. Cioè, tipo, adesso quando. Parlava con uno invece che con prima di entrare in classe, uno, prima di entrare in classe ci troviamo fuori. E l'anno scorso non lo facevo. L'anno scorso entravo in classe dritto. Sì, ma cosa? Sì, ma tipo la scuola iniziava alle 7.55 e lui alle 7.30 era dentro. Io invece adesso alle 7.30 sono dentro. Perché avevi i capelli lunghi. Ah, capo. No, l'anno scorso, vabbè, magari il primo impatto, la classe nuova, cazzi, ma non è vero, era sociale. E allora mi stanno sul cazzo tutti, infatti non è cambiato il mio sentimento. Io ti ho appena detto che mi stavi simpatico. E no, mi stavo stanno simpatici. Hashtag simpatici. Grandma fucker. Simpatici, ricordo Romance e parlavo con Gabbo e Ferra perché andavamo a casa prima insieme. Poi con tutti. L'anno dopo. Con Turisci. Sì, proprio perché ci facciamo delle medie. E poi l'anno dopo Bise. Cioè, il centro si è stretto con il secondo. Perché veramente. Il 14 settembre, il 15 settembre avevamo già. Sono così detto di giorno. Brothers and Sisters e so in love. I'm in love with you, game. Mostro in love. I'm in love with VGHD. Poi vabbè, sei unito Leo, non si chiama Roma, però andato via, ma non cade freddo. Non lo vedete da un po' Leo perché è impegnato nello studio, che sai, non ha fatto niente tutto l'anno e adesso si sta impegnando al massimo per non avere nessun debito. Ma e Ferra anche lui deve studiare abbastanza. E noi siamo i tre secchioni. No, grande Leo, io ne ho due sotto. Grande Leo, a settembre con Teo. E comunque, vogliamo la videocamera. E scordate quel che ha detto Woody's. Questo non so se fuck, mini fuck, quel che è, comunque. Fuck Feddy. Mini sempre fuck. Sempre comunque. Un mini fuck. Ma... Ok, perché non voglio cliccare. Cioè... E niente, noi torniamo a giocare a FIFA.